Un camper per girare il nord Italia, 66 tappe tra Lombardia, Emilia e Veneto. Per Beppe Grillo e il suo Movimento 5 Stelle le amministrative prima passano per i piccoli centri. Oggi è il turno di San Donato Piccolo, paese dell'Interland milanese. Non è un caso che il camper di Grillo batta a tappeto queste zone nelle sacche di votanti delusi da una Lega sempre più travolta dagli scandali. Ma sono anche cittadini lontani dai partiti tradizionali che Grillo vuole chiamare a sé. Noi abbiamo un sistema che è collassato, lo vediamo. Quando c'è un dato che è impressionante, 150.000 aziende in 3 mesi hanno chiuso, ma quindi pensare che 150.000 aziende hanno chiuso, sono 600.000 in un anno, non penso neanche che ci siano. È un dato talmente catastrofico, ma talmente catastrofico che vediamo questa triplice del nulla che beve il tè con i pasticcini e dice abbiamo un patto. Grillo attacca anche il sistema del finanziamento ai partiti, da sempre cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. È finita, togli i soldi, vedi, non posso, quello là che dice ma come mi togliete i rimborsi, l'ultima tranche l'ho già spesa prima di prenderla, cioè li spendono prima di prenderla, quindi sono proprio senza vergogna, li scontano in banca, la banca gli presta la tranche che deve prendere del debito di soldi che hanno rubato agli italiani, è pazzesco, è pazzesco.